Amici della Strada degli Scrittori, oggi parliamo di un intellettuale, parliamo con uno scrittore, uno storico, un giornalista di prima grandezza, Paolo Mieli, mio direttore per due tornate al Corriere della Sera, che resta il suo giornale, ogni giorno a sua firma editoriali di attualità, ampie pagine culturali di taglio storico. Poi lo seguiamo in TV, in Rai, con Revalanno, La Grande Storia, tante trasmissioni e poi i libri, tanti, dedicati alla politica e alla storia, come alla storia è dedicato l'ultimo testo che ho qui con me, è La terapia dell'oblio, sottotitolo Contro gli eccessi della memoria, Rizzoli, editore. Direttore, intanto ben arrivato lungo questa strada che speriamo di farti conoscere e dove con questo collegamento presentiamo un libro il cui titolo Invita all'oblio, abbiamo visto, ma è zeppo di memoria, di informazioni, di date, dati, nomi, fatti da non dimenticare mai. Il titolo è quindi una provocazione che forse suggerisce solo la necessità di una selezione? Il titolo è una provocazione, hai capito bene? Una provocazione e a metà del libro circa, adesso lo svelo, tanto non è un giallo, si scopre che questo è un libro tutto dedicato alla memoria, solo che io sono convinto che, e me ne sono convinto sempre di più con gli anni, che la memoria si ingolfa col passare degli anni, cioè troppi dati, troppe suggestioni, troppi agenti tossici vanno a finire nella memoria, per cui, come scrivo, la memoria si trova a essere come un tavolo, la scrivania che tu hai davanti a te, pieno di carte che si sono ammonticchiate e tu alla fine non ti orienti più, per cui la memoria va sottoposta a una terapia, man mano che si cresce, man mano che passano gli anni, ma già nei primi anni, non parlo degli anni della vecchiaia, parlo a 30 anni. E questa terapia consiste nel mettere ordine su quel tavolo periodicamente, mettere insieme le cose che non servono nell'immediato, guardarle, metterle in ordine, archiviarle e lasciare quel tavolo sgombro per le cose che ti servono. In realtà, cerco anche di dare una via, una terapia per l'ottimismo. E tra l'altro io parlo di storia, ovviamente parlo delle cose che conosco, ma uno psicanalista che ha letto questo libro, Massimo Mannitti, poi ne ha scritto proprio sul Ha nostro. fatto una recensione sul Corriere, no? Esatto, ne ha parlato sul Corriere e ci ha voluto leggere anche delle indicazioni che riguardano i rapporti interpersonali. Secondo me ha ragione, ha capito benissimo. Parlavo ufficialmente di storia perché quella è la mia materia, ma parlo anche di rapporti interpersonali. Io sono convinto che anche nella vita, nei rapporti a due, conviene archiviare soprattutto ciò che avvelena i rapporti, le tensioni. Conviene, insomma, è quasi indispensabile e non continuare, come spesso facciamo, a tirarla a lungo con gli odi di ieri, quelli dell'altro ieri, quello di mio padre o dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Cioè, oggi abbiamo dei comportamenti troppo determinati dall'accumularsi di questi che ho definito prima agenti tossici. Non avevo dubbi su questa chiave, basta rileggere i titoli dei libri di Paolo Mieli per capire. L'arma della memoria contro la reinvenzione del passato, è un libro del 2016. Le storie, la storia, gli eventi nascosti nelle pieghe del passato è un altro libro. Le verità nascoste, 30 casi di manipolazione della storia. Bene, però confermano tutto questo la necessità di esercitare la memoria, ma la stessa memoria rischia di essere appunto un grande caos come le carte sulla mia scrivania, ma suggerisci di eliminare il superfluo. Perfetto, ma come? Chi elimina? Chi decide che alcune nozioni sono superflue? Chi può dire che un pezzo di storia non va bene? Non si corre qualche rischio? Sì, certo, si corrono rischi, ma siamo noi che li eliminiamo. Ognuno elimina i suoi. Non può essere disposto per legge o comunque per un canone. Ognuno decide
Io ho un metodo che suggerisco nel libro. Allora, partiamo da una cosa. Nel passato, quando si studia il passato, ci occupiamo di un passato anche recente, non esiste che i buoni siano tutti da una parte, la mia, e i cattivi tutto dall'altra, quelli che mi sono avversi. È evidente che lo studio della storia presuppone quello di riconoscere i torti dei buoni e i meriti dei cattivi, oppure delle zone di luce nel regno del male e delle zone d'ombra nel regno del bene. Questo metodo va applicato a se stessi, bisogna sempre tenere come filo conduttore i rapporti interpersonali. Facciamo conto che io e te abbiamo litigato, siamo divisi da una disputa trentennale e quarantennale. Il mio approccio, quello di usare la terapia dell'oblio, è di capovolgere, di pensare, ma ci sarà qualcosa, perché non esiste il 100% delle ragioni dalla parte mia e il 100% dei torti dalla parte tua. Dico, ci sarà qualcosa su cui Felice Cavallaro ha ragione? E ci sarà qualcosa su cui Paolo Mieli ha torto, e non darmi pace finché non ho trovato questo qualcosa su cui tu hai ragione e io ho torto. Quindi un modo per andare avanti. Eh? Un modo per andare avanti. Quando l'avrò trovato, questo motivo di disputa fra te e me l'avrò chiarito per quanto mi sia consentito. Mi ha consentito e lo potrò depositare archiviandolo, non nel senso di dimenticarlo così, ma è un modo di riporlo in un cassetto. Guarda, la memoria, anche di questo parlo nel libro, a un certo punto, se non la fai tu questa selezione, comincia a farla da sé e rischia di trattenere quelli che, e lo dico per la terza volta, sono agenti tossici, e perdere la sua parte migliore, la più necessaria, tant'è che ci sono dei momenti della vita, nella parte finale, in cui questo meccanismo si configura come morbo, demenza senile, Alzheimer. A quel punto è quasi, non dipende da quello che hai fatto tu, ma è quasi come se il destino dicesse: vabbè, tu hai tenuto nel tuo cervello quella scrivania piena di cartacei, allora facciamo noi, man mano che cadono ai bordi della scrivania, quelle le bruciamo. Ed è un grande caos, appunto, noi quel meccanismo lo configuriamo come malattia. Io suggerisco, ripeto, nel privato e nel leggere i libri, nello studiare la storia, ma anche nel fare giornalismo, come capisci benissimo, suggerisco di prendere le cose controverse, prendere ciò su cui tu ritieni di avere proprio ragione al mille per mille, trovare il punto in cui invece non hai ragione, e a quel punto, in quel momento, puoi archiviare provvisoriamente la cosa. Archiviare significa che ove mai ti riservisse nuovamente andare a rovistare nella polemica fra Mieli e Cavallaro, tu ce l'hai lì, sai bene, perché hai fatto questa opera sulla memoria, e solo che sei disintossicato. Ottima, ottima terapia. Ma sfogliamo qualche pagina del libro. Questo ciclo di incontri della strada è finalizzato a suggerire letture in grado di tenerci compagnia, visto che ci invitano a restare dentro. Cerchiamo di starci nel migliore dei modi, anche in compagnia di Paolo Mieli. Ora, questo libro ha una sorta di ripartizione: curiose amnesie, la memoria riluttante, dimenticanze sospette. Ed è un libro che ci mette in guardia, appunto, contro le parzialità, le manipolazioni di ricordi e rievocazioni, contro le omissioni operate anche attraverso curiose amnesie. E infatti, mentre Mieli ci dice di eliminare un po' di agenti tossici, però nel libro riprende tante storie che sembravano appunto avvolte dall'amnesia,
come è avvenuto per esempio per la rivoluzione napoletana del 1799. E lì il personaggio principale è Eleonora Pimentel Fonseca. Ci vuoi dire due cose su questa pagina? Sì, questa pagina è una pagina a cui tengo molto perché Eleonora Pimentel Fonseca è stata sempre vista come una specie di mezza pazza, che nella rivoluzione napoletana prese così, le parti dei rivoluzionari, rivoluzionari che furono soccombenti, perché la rivoluzione napoletana va rivista, rianalizzata, insomma, in modo complessivo, non solo tenendo a questo. Da damnatio memoriae. Sì, esatto. E insomma, questa Eleonora pagò con la vita questa sua pazzia, lo dico tra virgolette, mentre quello che cerco di ricostruire è che non fu affatto una matta avventuriera e avventurosa, ma fu un personaggio fondamentale nella storia della cultura italiana, perché poi non è solo napoletana e che quindi è meritevole di una, non si può dire riabilitazione, perché nessuno l'ha condannata a parte quelli che la portarono al patibolo, ma una rivisitazione più generosa nei suoi confronti. Quindi dovevamo eliminare qualcosa, invece abbiamo recuperato qualcosa dalla storia. Ma Intanto guarda, cominciamo così. io non l'ho detto, ma in quel tavolo di Cavallaro, il tavolo ingombro, se tu fai spazio, ci sono anche delle cose che ti sono utili per andare avanti, ti sono utili per continuare a vivere e che possono essere rimessi sul tavolo al posto di tutta la roba di cui ti sei Ritrovare servito. Eleonora, posso ritrovare Eleonora. Esatto. Sono pagine della letteratura dedicate alle epidemie, le figure degli untori, la loro storia, le persecuzioni, mai cose, argomento fu più, come dire, attuale. E sulla peste, sulla processione, concessa dal cardinale Borromeo per fare sfilare le spoglie di San Carlo Borromeo, che poi nel 1630 fu il moltiplicatore del contagio. Raccontato da Manzoni, c'è una bella pagina di Paolo Mieli al quale vorrei chiedere appunto qualcosa sulla, per fortuna non parliamo di peste, ma comunque sul contagio di oggi. Come avrai capito, hai visto dove ho collocato questo saggio alla fine del libro, il penultimo, terzultimo. Io ho voluto, scrivendo un libro, uno deve scrivere un libro pensando che sia letto anche non nell'immediato, anche fra 3, 4, 5 anni, quando della nostra epidemia non si avrà che un ricordo vivo, ma un ricordo come noi abbiamo delle guerre, o dell'11 settembre, cioè deve essere, è un libro mio che ha l'ambizione di essere così, di essere letto anche in periodi in cui non siamo ossessionati dalla mattina alla sera dal Covid. Ciò detto, con quell'episodio della processione del 1630 di un personaggio strepitoso, perché poi Cardinal Borromeo non era un uomo di chiesa qualsiasi, ho voluto ricordare questa, insomma, per 2500-3000 anni, tutte le pestilenze venivano attribuite in tutte le religioni, compresi dai pagani, agli dèi. L'Iliade è un argomento su cui tornerò presto anche a scrivere, ma l'Iliade inizia con l'ira di Achille perché Agamennone gli ha rubato una schiava e questo furto di una schiava, che era la donna che lui amava, questo furto di una schiava va a compensare il furto di una figlia di un sacerdote di Apollo che aveva Agamennone rubato precedentemente. Scusate, è una storia intricata, ma la voglio. Briseide, Criseide sono due personaggi. E Apollo, come aveva risposto a questa offesa del furto della figlia del sacerdote? Mandando la peste. Cioè la peste era la risposta
divina per un torto fatto agli dèi. Così la peste fu anche nella Bibbia, così fu anche nei Vangeli, nella religione cristiana. Gli unici che cambiarono il modo di vedere la peste furono i musulmani, i maomettani, che sempre pensavano che la mandasse l'aldilà la peste, ma era un premio, nel senso che chi moriva di peste, chi veniva appestato, veniva premiato con l'andare appunto nei luoghi ultraterreni dove sei compensato con decine di vergini, così come i morti in battaglia per la fede. Cioè la peste era le pestilenze, un'occasione per guadagnarsi il paradiso, diremmo noi. Grazie per l'anticipazione anche sull'Iliade, quindi che leggeremo con molto piacere. Ma appunto, se era colpa degli dèi, oggi colpa di chi è invece? Perché voglio arrivare a una pagina che tu dedichi a questo tema, anche facendo riferimento a Giorgio Agamben, il grande filosofo, secondo il quale alcuni paesi occidentali si stanno sempre più abituando ad accettare misure emergenziali, presentandole come provvisorie e straordinarie. Ecco, c'è una corrente di pensiero che legherebbe così questa tragedia del Covid a qualcosa di cui, non dico che gli dèi o i padroni di oggi costruiscono, ma di cui approfittano. È così o no? Guarda, ti devo dare una risposta un po' complicata. Un intellettuale deve avere la mente ordinata nel dare una risposta a una domanda come la tua. Prima risposta. Il fatto che alcuni governi trasversalmente nel mondo, in America Latina, negli Stati Uniti, in Europa, in Asia, approfittino della pestilenza, dell'epidemia, per prendere misure politiche di cui sentiremo parlare, avremo ripercussioni per anni, non vuol dire che hanno creato loro la peste o che hanno delle responsabilità nell'averla diffusa. È importante questo, anche nel giudicare quel saggio che cito di Agamben. Un conto è quello che lui dice, opinioni sue. Io tra l'altro non ho neanche queste opinioni, è come se uno, riflettendo su quello che succede in tempo di guerra, dice: lo Stato requisisce i poteri, è tutto emergenziale. È ovvio, in tempo di guerra, in tempo di malattia, lo Stato prende più importanza e deve avere delle misure correttive nei confronti del comportamento dei popoli. Comunque, quello è un dibattito aperto. Quello che mi interessa dire è che, a differenza delle tesi di cui parlavamo prima, non c'è nessuna origine di complotto nella diffusione, almeno che ci risulti, fino a prova contraria, anche i sospetti che sia stato Wuhan, i laboratori, la Cina abbia deciso. Uno storico, una persona intellettualmente onesta, dico più in generale, se ha questi aspetti li deve dimostrare, deve portare delle evidenze, delle prove, degli indizi clamorosi che si concatenano tra loro, se no sono chiacchiere che noi possiamo fare o ascoltare in tassi, al bar, quando andiamo al mercato, ma non hanno nessun valore. So quello che tu dici, che molti lo pensano, cominciano, ma quello dipende dall'antica abitudine che una volta si dava la responsabilità agli dèi o a Dio. Oggi questo è il popolo si è molto secolarizzato, per cui non se la prende più con Dio, capisce che non ha senso, e allora dà delle colpe a dei poteri immateriali. Quando sento questi discorsi, io gli dico: senti, ma questi poteri immateriali, fammi un nome e un cognome, non necessariamente italiano, cioè dimmi chi è. Ripeto, ho la testa aperta a prove di complotto, però io queste prove fino adesso non le ho viste, cioè non sono prove che funzionano con me. Mi preme parlare di un'altra pestilenza, perché tu hai dedicato delle pagine bellissime all'Olocausto, ad Auschwitz,
E lì veramente dimenticare nel paradosso di Mieli per ricordare meglio è perfetto, perché è un'indicazione azzeccatissima, perché certamente una cosa che non possiamo dimenticare sono appunto le cosacce che sono accadute in Germania nel periodo nazista. Ecco, sono pagine toccanti perché ne racconta la storia svelando aspetti sconosciuti, rivolte, fughe, mansioni, atrocità. Ecco, questa è una pagina che è davvero sulla quale bisogna sempre richiamare l'attenzione dei giovani. E lo dice Mieli, che ha una storia per cui un po' si sente anche lui ebreo, o sbaglio? Sì, io sono di famiglia ebraica, ho avuto come tutte le famiglie ebraiche dei morti, ovviamente non nella mia generazione, neanche quella di mio padre, però insomma ho avuto dei morti in famiglia, per me è una cosa che, come tu hai ricordato, è sulla mia pelle. Ma anche qui questo discorso che sto facendo sugli eccessi della memoria. Gli eccessi della memoria rischiano di essere controproducenti per quello che riguarda la Shoah. Innanzitutto, la Shoah va vista individuando anche le responsabilità dei buoni. Il meccanismo che ti dicevo prima è un meccanismo che vale per tutti, e le responsabilità dei buoni sono il fronte occidentale, quello guidato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, che poteva fare qualcosa, sapeva di quello che accadeva, e lì ci sono molte prove, molte evidenze del fatto che sapessero, e per considerazioni tattiche, anche per non essere accusati. In America è un tema molto delicato. Roosevelt non voleva essere accusato che faceva una guerra per difendere gli ebrei, che mandava i giovani americani. E quindi insomma fu parecchio trattenuto prima di occuparsi dei campi di concentramento nazisti, che come noto furono liberati, a cominciare da Auschwitz a gennaio 1945 dai russi. E se uno va, allora, primo, per ricordarla meglio, non trascinarla così, non farla diventare una data insopportabile perché si bombardano i ragazzi di informazioni generiche e continuative. Insomma, risparmiarli, risparmiare il ricordo e far vivere il ricordo nelle sue sfaccettature, perché se tu non fai vivere un ricordo nelle sue sfaccettature, sembrerà una cosa bolsa, retorica, che ti viene imposta, ma che poi nel segreto del tuo animo dice: vabbè, sono le solite cose che ritualmente mi impongono, come era tantissimi anni fa il senso della patria, l'inno nazionale. Poi si è fatta una storia migliore, più articolata, nel modo in cui è stata creata l'Italia, e insomma, meno fanfare, meno trombe, non lo dico per la Shoah che non ha fanfare, diciamo, meno ricordo rituale e più ricordo delle sfaccettature. Catturare l'attenzione dei giovani anche raccontando le singole storie. Esatto. Mi interessa affrontare un altro capitolo, il 1947. Tu scegli un anno in particolare e dici che fu un anno decisivo, anche se forse molti non pensano ad altri anni, no? Il 45, l'anno della liberazione, il 48, l'anno del successo democristiano. Invece il 47 è un anno di passaggio. Vogliamo dire perché, visto che quello è il momento in cui, per esempio, visto che parliamo da Agrigento e Palermo, fu l'anno in cui il 20 e il 21 aprile si votò all'Assemblea regionale, il primo Parlamento dell'Assemblea regionale, e ce la fece il blocco del popolo col 30%, il 10% in più. Ma pochi giorni dopo, il 1 maggio, Portella della Ginestra, prima strage, fra virgolette, di Stato. E il 31 maggio, quindi un mese dopo, nasce il governo De Gasperi, stavolta il nuovo governo De Gasperi senza
il Partito Socialista e il Partito Comunista, e Nenni lo definisce governo nero. Ecco, tutto questo anno è un anno di passaggio che ci dice che cosa? Beh, bastano i fatti che tu hai ricordato per dirci che gli anni dimenticati, gli anni di passaggio sono i più interessanti da ristudiare perché sono fondamentali. In realtà il 48, l'anno successivo, è ricordato e ha una figura centrale perché fu l'anno in cui che si aprì con il varo della Costituzione. Ed ebbe la sua tappa fondamentale con le elezioni del 18 aprile, quelle in cui stravinse la Democrazia Cristiana e quel blocco del popolo, socialisti e comunisti, che come tu hai ricordato avevano vinto molte elezioni amministrative, invece fu sconfitto rovinosamente. Ci furono quasi 20 punti fra la Democrazia Cristiana da una parte e socialisti e comunisti insieme. Ora, quello che si capisce studiando il 1947, cioè l'anno precedente, non solo in Italia ma nel mondo, è che il 48 non fece che raccogliere i frutti che erano maturati nel 47 e fu nel 1947 che avvenne tutto. Per quello che riguarda il mondo, l'inizio della guerra fredda, in realtà qualche accenno c'era stato già l'anno precedente, ma il 47 fu l'anno in cui si vide chiaramente la nuova contrapposizione fra il blocco comunista e quello occidentale. E in Italia, quella che è una conseguenza della guerra fredda, il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, la rottura del Partito Socialista in due, una cosa inaudita, cioè se ne andarono, una parte del Partito Socialista andò a braccetto con i comunisti, l'altra fondò un Partito Socialdemocratico. Una scelta, poi la storia avrebbe dato torto a Nenni, fu una scelta miope che praticamente danneggiò la storia del Partito Socialista anche per gli anni successivi, anzi direi per i decenni successivi. Nota, bisogna sempre ricordare che il nostro è stato il Partito Socialista di Pietro Nenni, figura a me molto cara, ma sono abituato a parlare male delle figure care e se è possibile bene o un po' bene delle figure che non mi sono care. Dicevo, è da notare che il nostro fu l'unico Partito Socialista che invece di prendere cioè prendere un'autonomia dai comunisti, come accadde progressivamente in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, dappertutto, fu l'unico partito che si legò mani e piedi al Partito Comunista e ancora prese quella sonora sconfitta che tra l'altro i comunisti fecero pagare salatamente ai socialisti, nel senso che nel fare le liste le fecero in modo tale che la deputazione, i deputati comunisti erano più o meno quelli che avrebbero dovuto essere. Chi finì sottorappresentato e ridotto in brandelli in Parlamento fu il Partito Socialista di Pietro Nenni. Ma dicevo, Pietro Nenni ancora all'inizio degli anni 50 accettava di ricevere il premio Stalin. Questo ritardo del Partito Socialista spiega molte cose, spiega molte cose, così come il tempismo del Partito Democristiano che invece capì quello che stava accadendo e fece da barriera anticomunista a dispetto della sensibilità di molti suoi leader, a cominciare da Alcide De Gasperi, che poi lo avrebbero detto che loro volevano un partito, del resto erano le origini del Partito Popolare della Democrazia Cristiana, sociale, aperto alle classi lavoratrici, insomma un partito che guardava a sinistra. Guardava a sinistra sì, ma in quel 1947 scelse di fare barriera contro un nuovo totalitarismo che si affacciava dopo quello nazista sconfitto.
Parlando del 1947, abbiamo parlato di Portella della Ginestra. Quello davvero è un frutto marcio del 47, perché cominciano da allora le verità negate per quanto riguarda anche il tema della mafia. Ma a me interessa fare un salto di decenni per arrivare a quello che scrivi a metà del libro, quando parli del rischio di un uso strumentale della lotta alla mafia. Tra l'altro citi anche Enzo Ciconte, che viene fuori, insomma, che a volte la mafia o la lotta alla mafia è stata usata anche per fare fuori avversari politici. Vorrei che tu ci così, raccontassi ai nostri ascoltatori questo aspetto che credo sia molto, molto attuale. Per la mafia vale il discorso che abbiamo fatto all'inizio. Se nel fare la lotta alla mafia, insomma, valgono poi due discorsi. Uno, il primo è questo: se nel fare la lotta alla mafia, casualmente, guarda un po', tutti quelli che sono i tuoi avversari politici diventano collusi con la mafia e tutti quelli che sono i tuoi compagni di battaglia o alleati diventano degli eroi dell'antimafia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che tu stai, è come il discorso stesso che vale per la pandemia. Se tu nel fare, mentre stai lottando contro la pandemia, casualmente, e lo dico ironicamente questo casualmente, ti trovi a dare addosso sempre ai tuoi avversari politici, a dire, a riconoscere i meriti di quelli per cui hai votato, per i quali militi, vuol dire che sei su una strada sbagliata. Secondo me, nel considerare il fenomeno mafioso, spesso siamo stati su una strada sbagliata. Appunto, non abbiamo visto, nel senso che la mafia, una volta capito l'andazzo, cosa nostra, una volta capito l'andazzo, ha modificato i suoi atteggiamenti e si è messa, ha mandato i suoi emissari dalla parte dei buoni e se l'è cavata per anni e anni e decenni. E qui entra in campo il secondo discorso. Questa storia degli eroi dell'antimafia, finiti uno dietro l'altro, con piccoli e grandi compromessi che ne hanno minato la credibilità, innanzitutto fa danno, come è evidente. Ma la colpa non è, cioè, guarda che furbi che si sono incuneati travestendosi da antimafiosi, la colpa è nostra. La lotta a un sistema di potere, un sistema criminale di potere, va fatta, tu lo sai che è una cosa che pensiamo sia io e te, che te da moltissimi anni, va fatta con certosina, puntualità, andando a vedere bene i dettagli, le cose e non abbracciando mai per principio, rassegnandosi alle evidenze se ci sono, ma non abbracciandosi mai per principio, ora tutti contro questo, ora tutti contro quello, ora questo è un eroe, adesso cade il monumento. Questo è un modo di fare la lotta alla mafia che non mi piace, che è ingiusto e che è destinato a essere sconfitto nei libri di storia, perché poi i libri di storia quelle carte compromissorie le scoprono. Scusa Paolo, giusto per parlare di uno degli scrittori della strada degli scrittori, avremmo dovuto ascoltare un po' di più Leonardo Sciascia? Sì, certo, Leonardo Sciascia è stato un maestro di questo genere di dubbi. Ti dirò la verità, io se non ho cominciato ad avere questi dubbi da ragazzo leggendo i libri di Sciascia, leggendo non solo i romanzi, ma anche le cose saggistiche, anche i suoi articoli pubblicati dal Corriere della Sera. Però c'è adesso da andare avanti, oltre Sciascia, perché poi Sciascia a un certo punto è morto e il suo, secondo me, il suo, non so, la rappresentanza del partito sciasciano in Italia non l'ha raccolta nessuno, cioè l'hanno raccolta intellettuali come te,
ma non c'è un grande scrittore che io posso considerare nel coraggio anche di fare affermazioni scomode come l'erede di Sciascia. O meglio, non c'è un grande scrittore, ci sono tanti grandi scrittori siciliani, ma non c'è uno che abbia avuto la sua dimensione, il suo coraggio intellettuale. La forza che ebbe Sciascia non è solo nelle cose che ha detto, ma anche il coraggio di dirle apertamente e di prendersi le contumelie. Sciascia, io l'ho conosciuto abbastanza bene, e non è che non sapesse quello che gli sarebbe venuto a dire le cose che diceva, però aveva coraggio. Quindi occorrono idee giuste, letture giuste, ma occorre anche coraggio, un coraggio degli intellettuali che si vede sempre meno. Cioè, gli intellettuali italiani, secondo me, da molto tempo se la prendono con i bersagli facili, cioè gli piace parlare male di quello che in quel momento è il rappresentante della destra, del presidente Trump, ma i bersagli, quelli difficili, quelli sulla parte brutta che è in te, contro, insomma, tutto il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento, ce ne sono sempre meno, purtroppo. Quindi c'è un invito di Paolo Mieli a essere scomodi ed eretici. Bene. Ovviamente io non faccio inviti agli altri, ma li faccio in primo luogo a me stesso, e nei miei libri cerco di fare anche questo tipo di lavoro di cui stiamo parlando. Nei libri e anche in un'intervista recente al Riformista, se non sbaglio, tu hai detto: mi piacerebbe vivere in un decennio in cui gli affari della politica fossero regolati dal voto e non dalle toghe. Quindi hai espresso un timore, ma può venire fuori come forma di reazione, addirittura sospettava in quell'intervista una sorpresa autoritaria. È un po' esagerato o è così? Non c'è un rapporto di causa ed effetto. La sorpresa autoritaria, io me l'aspetto se i cervelli rimarranno confusi durante la fase della pandemia. Alla fine, credo che la richiesta ad ordine di un capo, di uno che metta, insomma, che abbia il coraggio di prendere la guida di un popolo, non solo da noi, ben inteso, e portarlo dall'altra parte del fiume, questa verrà fuori. E quando c'è questa richiesta di un capo, in genere è una richiesta, comunque la si travesta, è una richiesta autoritaria, una richiesta di un regime autoritario, perché poi una volta che quel capo ti ha portato con decisione, con la frusta dall'altra parte del fiume, non è detto che lasci generosamente il potere e torni a coltivare il suo orto. Quindi quello è un punto. L'altro punto è la cosa che tu hai sottolineato, è che sì, io mi auguro nei prossimi anni di trovarmi di fronte a un decennio, almeno un decennio, io mi auguro un secolo, però diciamo un decennio in cui la politica e la magistratura non vanno a braccetto. E dico di più, la parte soccombente della politica, chiunque perda le elezioni, per una legislatura deve rinunciare all'arma come dire, appoggiare delle imprese giudiziarie a danno di chi ha vinto le elezioni. Non so se è chiaro. È un discorso che riguarda soprattutto la mia parte politica, il centro-sinistra, ma adesso anche la destra, che sempre più spesso usa, insomma, si vendica di quello che ha subito, usando magistrati o vicende giudiziarie di questo o quel presidente della regione. In un caso quello di Zingaretti, presidente di Regione Lazio e segretario di un partito, dicevo, lo usa perché ormai è diventata moneta corrente nella politica. È iniziata in modo così vistoso nel 1992. In realtà era già iniziata, come tu sai benissimo, 10 o 15 anni prima.
Ma adesso, dal 92, sono passati quasi 30 anni, sarebbe l'ora di vivere una stagione disintossicata. Ma il caso Palamara, secondo te, può diventare catartico sotto questo aspetto? Certo, può diventare catartico se qualcuno, soprattutto dei magistrati coraggiosi, come ho detto prima, degli scrittori coraggiosi, prende o spunto dal caso Palamara per chiedere che sia fatta chiarezza su tutte le cose che vengono fuori dalle intercettazioni di Palamara. Il modo in cui il Consiglio Superiore della Magistratura si è liberato di Palamara mi ha lasciato a bocca aperta, nel senso che è come se nel 1992, quando scoppiò la corruzione perché Mario Chiesa, un esponente locale del Partito Socialista, fu trovato con dei soldi di corruzione relativi all'ospizio dei vecchi, alla bagina. Io pregunzio. Pio Albergo Trivulzio, della Baggina di Milano, e lui li buttava in un gabinetto, fu arrestato. Ecco, se allora si fosse detto, beh, tutta una storia di Mario Chiesa, buttiamo fuori Mario Chiesa dal consesso civile o mettiamolo in prigione e abbiamo abolito la corruzione, io sarei rimasto a bocca aperta, allo stesso modo con cui rimango a bocca aperta delle modalità poi con cui Palamara è stato buttato fuori dalla magistratura. Aveva chiesto che fossero ascoltati i suoi testimoni e gli hanno detto di no, ma insomma una cosa A te sembra che abbiano voluto mettere un coperchio su una pentola maleodorante? ma quando quei coperchi saltano, vedrai che quel coperchio salta come si è cominciato a vedere subito dopo. Dalle elezioni all'Associazione Nazionale Magistrati, come si è visto nel no a Davigo che chiedeva, Piercamillo Davigo, un grande magistrato che chiedeva di rimanere nel Consiglio Superiore della Magistratura a dispetto del fatto che doveva andare in pensione. Penso, insomma, da storico, non, penso che la storia di Palamara non finisca qui. Devo dire che hai avuto la capacità di porre questo problema per primo sul Corriere della Sera. Ce ne ricorderemo di quell'articolo. Ma pensando a Palamara, pensavo a quella frase intercettata che ci ha stupito un po' tutti. Salvini avrà pure ragione, ma va attaccato. Cioè, come dire, c'è stato un momento in cui si è pensato che comunque, al di là dei dubbi che per quanto riguarda Salvini ha avuto perfino il procuratore della Repubblica chiedendo l'archiviazione, anche se adesso comunque si fa il processo, ecco che quelle frasi fossero appunto proprio la prova del fatto che le toghe a volte entrano a gamba tesa negli scontri politici. È evidente che hai ragione, quello che hai notato tu l'abbiamo notato tutti e l'hanno notato probabilmente gli stessi magistrati che, come hai visto, al primo processo, non è detto che a quelli che seguiranno si comporteranno allo stesso modo, ma dicevo al primo processo contro Salvini, quello per la nave Gregoretti, lo hanno mandato assolto. Quindi è solo il primo perché a volte questo processo anche gridava vendetta, ma insomma lasciamo correre. L'avvocato Agnelli, quando si entra in un'aula di giustizia è come entrare in sala operatoria, anche un appendicite può diventare un problema. Senti, Vero, aveva ragione, come su molte altre cose. vorrei chiudere ricordando una un nome e un cognome, Renato Cortese. Ma è possibile che fra gli eroi che dobbiamo abbattere c'è pure chi ha dato tanto realmente nella lotta alla mafia, come il questore che è dovuto andare via da Palermo? Ma questo, cioè, guardandolo da fuori, dal continente, sembra che chi arresta un boss mafioso, come è già capitato per Totò Occurto, non so se l'ho pronunciato bene, per Totò Riina,
Poi passerà tutto il resto della sua vita ad avere guai, ad avere. Ora, immagino che chiunque si sia occupato di lui, che magistrati siano in buona fede, non mi far dire le frasi di rito, me le risparmio, insomma, è obbligatorio dirlo. Però, vedi, fra un punto, su un punto passa una sola retta. Se tu non metti un punto nello spazio, fra due punti passa una sola retta, capito? In uno infinite, fra due. Se succede due volte che il poliziotto che ha arrestato un boss mafioso poi passa un guaio terribile. E allora vuol dire che ci dobbiamo fare delle domande noi, non quei due poliziotti. Io sono molto stupito che questa riflessione poi non riguarda, questi siano due clamorosi perché hanno arrestato i due giganti della mafia di questi anni del dopoguerra, ma ce ne sono stati altri che hanno arrestato, che hanno meriti uguali, che hanno arrestato altri mafiosi. Cioè, chi arresta mafiosi passa un guaio, ma è mai possibile una cosa del genere? In chiusura di questa nostra produttiva conversazione, caro direttore, mi interessa dare qualche consiglio a chi ci segue. Fra quelli che ci seguono ci sono molti che cercano di avvicinarsi alla scrittura, di capire come approcciarsi a un saggio, come scrivere un giallo. Ecco, al Corriere, lo dico ai nostri ascoltatori, Paolo Mieli eredita la rubrica di Indro Montanelli a un certo punto e in 30 righe racconta una pagina di storia, un evento, una visione politica o filosofica, 30 righe, ecco la sintesi. Parliamone con chi ci segue. Tanti sono interessati alla scrittura. Quanto è importante la sintesi, la tecnica della sintesi? È questo che bisognerebbe insegnare anche a scuola. Hai detto tutto. Tu vuoi scrivere un libro, vuoi scrivere un libro di storia, vuoi scrivere un romanzo. Prima scrivi una paginetta compiuta dove nessuna parola sia sprecata e in 30 righe scrivi tutto quello che vuoi dire, la trama, il racconto, dall'inizio alla fine. Poi comincerai a scrivere il tuo libro. E prima, insomma, leggi e rileggi quella pagina che hai scritto. Perché, guarda, io ormai me ne accorgo, ho esperienza, ho letto tantissimi libri, ma questi libri si capisce che sono stati scritti senza che l'autore avesse l'idea di quale sarebbe stato il capitolo successivo e dove doveva andare a parare. Tant'è che sono quasi tutti libri che finiscono a pera, sia i saggi di storia, sia i saggi filosofici e sia anche i romanzi. Provate a vedere come finiscono, ma finiscono malissimo. Anche molti film girati finiscono, mentre l'inizio si capisce che è pieno di energia, i finali, sono terribili. Secondo me perché nessuno fa quell'esercizio di sintesi, cioè nessuno prova a caricare la trama fin dall'inizio in un breve scritto di 30 righe, non più di 30 righe. Grazie per questi consigli che io mi auguro un giorno tu possa venire a riproporre al master di scrittura che come Strada degli Scrittori facciamo ogni anno ad Agrigento. Sei invitato per il prossimo anno sperando di poter muoverci un po' meglio di quanto non accada adesso. Ma È prima di l'ultimo viaggio che farò quando finirà questa Ah, pestilenza. beh, questo è un impegno che ci È un segniamo. impegno che prendo davanti a voi. Va bene, un'ultima cosa, è incredibile. Io credo che siano pochi i casi nella vita, ma sulla Treccani c'è una voce che si chiama mielismo, cioè sei perfino entrato nella Treccani. Perché, vabbè, ci fu Claudio Rinaldi che coniò questo termine, ma poi tanti si sono anche divertiti a specificarlo come Filippo Ceccarelli, no? Che parla di spirito alto e materia bassa, di apparente leggerezza. La consideri
una innocua amenità, una facezia, un'insolenza? Che cos'è il mielismo? O come lo vedi? Il mielismo non esiste, è il modo con cui io ho fatto i giornali in una lunga stagione in cui ne sono stato direttore e se vuoi sapere, il segreto del mielismo è quello di cui abbiamo parlato in tutta questa nostra conversazione, di andare a cercare le cose piccole e grandi scomode, perché poi una cosa... cioè non è il primo libro questo che scrivo, andando a guardare molti fatti minori della storia o apparentemente minori e cercando le cose scomode, cioè le cose dove i buoni fanno una brutta figura e i cattivi la fanno bella, dove il regno del bene si scopre così con stupore che ospitava delle zone di male e il male ospitava delle zone di bene. Io adesso lo faccio occupandomi quasi esclusivamente di storia. Sì, ho delle incursioni, quelle che tu hai ricordato, giornalistiche, ma insomma, l'80% del mio tempo è dedicato alla storia. Ma a me sembra di fare lo stesso lavoro che ho fatto da giornalista, mescolare insieme le cose e andare a guardare lì dove nessuno vuole guardare, ma non perché uno è distratto, perché la distrazione si perdona a chiunque. Ma perché non ci si vuole andare a guardare? Perché è scomodo, perché non dà ragione alle tesi che tu hai sempre sostenuto pubblicamente. E a furia di ignorare le cose scomode, si finisce per ignorare la realtà. Ecco che cos'è il mielismo e ne potete trovare una prova nel libro di cui abbiamo parlato, La terapia dell'oblio. Grazie Paolo Mieli, grazie per questa conversazione e non dimenticheremo l'invito e la promessa di arrivare ad Agrigento quanto prima, non appena ci libereranno. Grazie ancora, grazie a voi che ci Non avete vedo seguito. l'ora, non vedo l'ora. Grazie a voi e a tutti. Grazie, grazie direttore.